collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing a servizio della tua azienda. Buonasera cari telespettatori, stasera ho il piacere di presentarvi a Forum Imprese l'avvocato Furio Suvilla dello Buonasera. Studio Legale Omonimo, Buonasera. Esperto in diritto tributario e in molte altre materie. Non troppe. Abbiamo il nostro amico il professor Milo Goi, direttore responsabile dell'incontro, e la dottoressa Angela Marazzina. Amministratore delegato e socio di maggioranza di Magis S.p.A. Esatto. Buonasera. Bene, allora iniziamo subito con l'avvocato Suvilla e gli chiediamo notizie di quella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2022 che si rapporta, ahimè, all'inoppugnabilità dei ruoli prevista dalla legge di bilancio, giusto? Relativa all'anno 2022. Sì, la legge di bilancio dello scorso dicembre, appunto, per l'anno 2022 aveva introdotto una normettina che diceva che il contribuente non poteva più impugnare l'estratto di ruolo, ma soltanto gli atti, quindi la cartella esattoriale piuttosto che le intimazioni di pagamento, preavviso di fermo o quello ipotecario o il pignoramento e quant'altro. Perché si creava un problema? Perché se uno ad esempio non ha mai ricevuto l'atto e scopre andando a fare un estratto all'agenzia delle entrate e riscossione di avere degli atti, l'unica cosa che poteva impugnare era l'estratto di ruolo, dicendo non ho mai ricevuto la notifica delle cartelle o quant'altro, anche perché l'agenzia delle entrate e riscossione, anche se per legge dovrebbe tenere per almeno 5-10 anni, a seconda di come si vede la prescrizione, che però è quinquennale, tutte le copie degli atti, ma non ha. Quindi se si va dall'agenzia di entrata e riscossione e dici mi dai la copia delle cartelle, loro ti danno l'estratto di ruolo, perché la copia della cartella non ce l'hanno, perché dicono che ne hanno un originale informatico e basta. Al di là, voglio dire, di questa situazione paradossale, si era creato il problema con questa norma di dire uno, se non è più impugnabile l'estratto di ruolo come fanno tanti contribuenti, dall'altro lato è applicabile questa nuova norma dello Stato della non impugnabilità degli estratti di ruolo anche ai processi in corso, perché da subito l'Agenzia delle Entrate e Riscossione è andata a eccepire questa circostanza ai processi in corso. A questo punto è arrivata la situazione in Cassazione, una sezione della Cassazione ha devoluto la questione alle Sezioni Unite dicendo fai chiarezza perché qua non ci si capisce più niente. A questo punto la Cassazione a Sezioni Unite, scusate se sorrido però, sembra un pochino una barzelletta, ma in realtà è venuta a decidere proprio una sentenza del settembre scorso che oggettivamente questa norma si applica anche ai processi pendenti, quindi ci saranno persone che hanno impugnato degli estratti di ruolo e magari pur avendo ragione nel merito si troveranno a vedersi respinto il ricorso perché questa norma si andrà ad applicare anche ai processi in corso, perché non è più possibile impugnare l'estratto di ruolo. Oggi allora che cosa si può impugnare? Soltanto gli atti, quindi le cartelle, le intimazioni di pagamento, i preavvisi di fermo, l'iscrizione ipotecaria e quant'altro. Ricordate contribuenti che ad oggi se volete impugnare una pretesa tributaria dovreste essere attenti effettivamente ad avere un atto e non poter impugnare l'estratto di ruolo come si faceva prima, perché non si può più fare. Ecco, vogliamo spiegare a chi ci ascolta che significato ha una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite dal punto di vista del diritto? Beh, che è l'orientamento massimo unificato, cioè di solito quando decidono le Sezioni Unite, quando c'è contrasto giurisprudenziale tra le varie sezioni della Cassazione. In più in questa circostanza c'era un'aggiunta normativa di una recente norma che aveva introdotto una nuova disposizione. Teniamo conto che il problema della impugnabilità degli estratti di ruolo non è un problema nuovo, è molto vecchio, perché già in passato non si potevano impugnare, poi la giurisprudenza ha coniato la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo per consentire a chi non avesse mai ricevuto un atto di impugnare. Faccio un esempio pratico molto veloce. Io voglio vendere casa che ho ereditato dai miei genitori,
ma non lo posso fare perché scopro tramite il notaio che c'è un'ipoteca, perché mio papà non aveva pagato proprio tutte le tasse. E mi rendo anche conto che ho ereditato, oltre all'ipoteca, anche quelle tasse da pagare, perché ricordate che le tasse si ereditano, ok? Soltanto le multe, ma le tasse si ereditano. Quindi vado nel panico più totale, però vado dall'avvocato su Villa di turno, il quale mi dice, vabbè, non ti preoccupare, sono prescritte, ok? Ok, però io non ho atti da impugnare, non è che a me mi è arrivato un atto, no? Quindi come facciamo? Chiedo in autotutela all'agenzia di entrata di riscossione di annullare l'ipoteca perché ormai è prescritto, e l'agenzia di entrata di riscossione si rifiuta di farlo o non risponde nemmeno. A quel punto si impugnava l'estratto di ruolo. Oggi non è più possibile farlo, quindi si crea un problema sulla possibilità di accedere alla giustizia tributaria per chi non ha un atto imminente, perché alle volte appunto si evita di mandarlo quando si sa che sono prescritti per evitare che poi vengano impugnati. Quindi vedremo poi cosa farà la giurisprudenza sulla base di questi nuovi orientamenti. Benissimo, ecco, Milo Goi, direttore responsabile dell'incontro. Avevamo parlato in un'altra trasmissione delle novità in merito alle pensioni. Vogliamo ricordarle ancora ai telespettatori? Sì, col 1° gennaio ci sarà finalmente questo aumento che era stato vagheggiato dagli ultimi di Draghi, ma Giorgia Meloni lo ha reso operativo, lo rende operativo dal 1° gennaio, per cui le pensioni fino a 4 volte la minima, cioè fino a circa 2.200 lordo, aumenteranno del 7,3% e poi via via scalare. Quelle più alte avranno il 75% di questo 7,3%, quindi aumenteranno più o meno del 5-6%, insomma una cosa del genere. E può darsi che ci sia un ulteriore aumento se a novembre e dicembre ci sarà una inflazione più alta di quella prevista dall'Istat, che a mio avviso non è mai quella reale, ma non solo adesso, da decenni l'Istat dichiara un'inflazione molto più bassa di quella reale, perché il paniere non corrisponde al reale paniere della spesa. E quindi c'è la possibilità che ci sia qualche, non molto, qualche decimale, non so, 7,3 può diventare 7,5, 7,6 in più. Ed è una norma, un decreto che io ritengo estremamente giusto, perché con l'inflazione che c'è stato il potere d'acquisto è stato massacrato. Quindi i consumi in ogni caso ne sono stati penalizzati, e non solo dal punto di vista dei consumi, ma proprio dal punto di vista di sopravvivenza. Ricordo sempre che abbiamo 2 milioni di italiani ultra settantenni monoreddito, e l'unico reddito è la pensione, quindi se non gli alziamo un po' già fanno fatica così, altrimenti l'alternativa è una catena di suicidi. Certamente, ecco, l'inflazione noi consulenti del lavoro la vediamo anche dall'andamento dell'indice di rivalutazione del TFR, che sta galoppando ai livelli degli anni 80, ma l'inflazione su un'azienda come la Magis SPA che effetto ha? Allora, mi ricollego un attimo a quello che diceva l'avvocato. La parte fiscale per un'azienda italiana è un qualcosa che ormai è diventato davvero fuori controllo. Se considera un'azienda operativa, come può essere un'azienda di logistica, che magari ha anche la fortuna di essere proprietaria di un immobile, perché una volta si diceva che chi ha il mattone è fortunato. Una volta era una fortuna, una volta. Oggi non lo è più, esatto. Okay? Perché il mattone era un bene rifugio, era forse il principale bene rifugio che c'è sempre stato, assolutamente. Quindi, cioè, consideri che l'incidenza della tassazione di un'azienda operativa con immobili di proprietà arriva al 70%. Produco 100 per mettermi in tasca 30, che è una follia. Se poi ci aggiungiamo la tassazione del reddito dipendente al doppio, eccetera, eccetera, ormai è diventato un qualcosa davvero di... Per quello davvero poi le aziende fanno per sé, perché davvero è un qualche cosa per cui bisogna lavorare tantissimo, oltre ad avere un settore tributario del fisco profondamente confuso, profondamente deficitario, perché poi ci si affida ai consulenti per farsi aiutare, ci sono probabilmente un sacco di agevolazioni, ci sono i crediti d'imposta, ci sono i fondi a cui accedere, ma sono talmente tanto difficoltosi e complessi che davvero c'è l'industria 4.0, che è ciò che va ciò che è in voga adesso, ma è davvero tanto difficile capire e comprendere la normativa, che quasi tutte, poi non tutte le aziende hanno la possibilità di affidarsi e di spendere risorse per
comunque chiedere a consulenti specializzati nel settore. E quindi le aziende da questo punto di vista, con l'incremento anche dell'inflazione, sono sempre più penalizzate, quando poi rappresentano il motore dell'economia di ogni paese, evidentemente. Quindi questo vi rende meno competitivi, per esempio, con i concorrenti esteri? Assolutamente. Ci rende meno competitivi, ma ci rende anche meno appetibili, perché ok che siamo meno appetibili e quindi non ci vengono a comprare, ma diventiamo meno appetibili, ma diventiamo più poveri, e quindi dal rovescio della medaglia, che diventiamo molto più mangiabili da tutti gli altri. E dall'altra parte siamo totalmente molto più poveri per affacciarci verso l'esterno, quindi verso investimenti all'estero, eccetera. Quindi da questo punto di vista davvero il settore tributario, il settore fiscale e l'aspetto fiscale per le aziende italiane è diventato preponderante. No, infatti il mio amico Milo Goi mi capirà, perché spesso ne parliamo io e lui, l'idea è che alla fine sia fatto tutto apposta, cioè alla fine questo sembra un trasferimento di ricchezza. Cioè a me anche oggi, io non sono un'azienda energivora, perché la nostra è un'azienda che sì, certo, utilizza l'energia elettrica, però non siamo energivori. Ma è arrivata una bolletta talmente stratosferica anche a noi oggi, perché io credevo poco a questa cosa qui, oggi mi sono dovuta ricredere. Ed è un trasferimento di ricchezza, cioè li tirano via dalle mie tasche e li stanno mettendo nelle tasche di qualcun altro. Li servirà per finanziare la guerra? Può darsi di sì. Io seriamente penso che è fatto apposta, perché qualcuno sta finanziando qualche cosa. Comunque adesso arriva la pubblicità e dopo parleremo di altre cose, sennò poi cadiamo in discorsi che è meglio non fare. Cari telespettatori, riprendiamo la nostra trasmissione. Io approfitto dell'occasione per ricordare agli imprenditori il decreto aiuti quater, l'innalzamento del fringe benefit a 3.000 euro, da utilizzarsi entro il 12 gennaio del 2023. Ricordo un po' la storia di questo fringe benefit. Questo fringe benefit è una cosa che va un po' su, poi va un po' giù, poi ritorna su. Sostanzialmente ne abbiamo visto il raddoppio l'anno scorso, poi ritornato a 258,23, poi passato a 600 euro per permettere ai dipendenti di affrontare la spesa delle utenze domestiche che improvvisamente è salita. E adesso, ultimamente, proprio in questi giorni qua, il decreto aiuti quater ha previsto il suo innalzamento a 3.000 euro, si bari bene, su iniziativa del datore di lavoro, che può unilateralmente decidere di darlo anche solo a un dipendente o comunque ai dipendenti che individua lui, secondo la sua volontà, e non è assolutamente obbligatorio, cioè è una facoltà che il datore di lavoro ha di erogare fino a 3.000 euro, normalmente tramite una piattaforma welfare. Ricordo che Centurion ha la piattaforma Centurion Welfare, però il dipendente poi deve andare a chiedere il rimborso e a fare le spese entro il 12 gennaio del 2023. Questo lo ricordo, e ricordo anche che questi non sono aiuti di Stato, cioè questa è una spesa che il datore di lavoro tira fuori dalle sue tasche, perché nessuno glielo va a rimborsare, quindi non siamo di fronte a un bonus come quello delle 200 euro o come quello delle 150 euro che viene erogato adesso nelle buste paga di novembre, che poi viene recuperato tramite il modello DM10 dell'INPS. Non è questa la situazione. Le 3.000 euro del fringe benefit sono una spesa di tasca dell'imprenditore. E voi imprenditori avete avuto già notizia di queste 3.000 euro? I vostri consulenti sono in ritardo? Non sono efficienti. Assolutamente, lei è assolutamente all'avanguardia. È recentissimo. È troppo recente, però i miei clienti appena è arrivato dopo 2 ore erano già a scrivermi la mail. Erano già pronti? Sì, erano già tutti allertati. Te, Milo, cosa ne pensi di queste iniziative che in qualche maniera vanno a aiutare i dipendenti ad affrontare questo aumento delle utenze? È comunque sempre un trasferimento di ricchezza, che poi è sempre pantalone, che alla fine questi soldi li tira fuori. Come ti devo dire, aspetti positivi, aspetti negativi, come dicevamo, aspetti positivi perché mettono soldi in tasca per il consumo, aspetti negativi perché grava su un'impresa, quindi sono un po' entrambe le cose. Assolutamente. Sì, perché alla fine questa, e a tutti gli effetti, diventa una nuova spesa
una nuova spesa che va a gravare sull'imprenditore, che però è netta, quindi non ha oneri aggiuntivi. Sì. Beh, almeno questo. Quello è un aspetto positivo, però d'altronde nel momento in cui gli si chiede di dare quella, diciamo, apertura di portafoglio in più ai propri dipendenti per poter recuperare il disvalore del caro bollette che devono quindi pagare, almeno non te lo tasso, perché sennò oggettivamente... Beh, certo, mancherebbe solo questo. Però anche lì è una misura sicuramente intelligente, però fatta con la finalità di trovare qualche risorsa in più, non dallo Stato, ma sempre nelle tasche, no, dei nostri imprenditori, per far sì che poi dopo i dipendenti potessero avere qualche somma in più per pagare questo caro bollette. Poi il problema andrà risolto alla radice, questo è una pezza che si può mettere per un breve periodo. Infatti dall'altro lato, insomma, abbiamo visto di recente applicarsi questa nuova disposizione che le bollette devono essere a cadenza mensile, quindi gli aumenti devono essere dati mensilmente. Vedremo poi l'uso che ce ne sarà, però prima o poi bisognerà decidere se uscire da questa famosa borsa, no, di Amsterdam, che specula come tutte le borse, cioè fa il suo lavoro, è quello di speculare, come tutte le borse, su però dei beni che sono di consumo primario, non sono investimenti ulteriori che la gente normale non fa, cioè sulle azioni e le obbligazioni, come è stato fino a ieri. Ad oggi si parla di beni di prima necessità, come il gas che serve alla gente per riscaldarsi. No, no, ma è tutto fatto apposta, è tutto fatto apposta. È per togliere ai poveri per dare ai ricchi. I poveri, soprattutto al ceto medio. Che si sta impoverendo. Soprattutto al ceto medio, che si è già impoverito. Certo. Sì. Va eliminato, no? L'obiettivo è eliminarlo. L'obiettivo è eliminarlo, assolutamente. Ricordiamoci che il ceto medio è quello che fa le rivoluzioni, Sì, sì, la vedo molto difficile, perché tutti aiutano tutto. Io mi sono letta anche quello che prevedeva il MES, ora non intendo entrare proprio nel merito, ma è incredibile che uno Stato possa accettare determinate condizioni. Ora noi non abbiamo il tempo di parlarne, per carità. Magari parliamo del limite al contante, che è nuovamente cambiato, Milo. Ma è un tema che mi appassiona. Allora, io premetto che io sono per il contante illimitato. Ma certo. Ci sono per uno che mi tira con la carriola col contante. E vorrei fare alcune, vorrei spiegarlo un po'. Allora, esatto. Innanzitutto, perché il contante è libertà. Certo. In questa società che ci condiziona sempre di più, addirittura tu dicevi che per 2 anni per bere un caffè bisogna esibire la tessera sanitaria, ecco, questo volere tracciare tutto è una cosa che io giudico totalmente illiberale. Tra l'altro anche diversi stati, più della metà degli stati della UE, hanno il contante illimitato. Poi anche alcune considerazioni. Ora, è vero che io sono a favore dei consumi, perché il consumo fa girare l'economia, ma è anche vero che il consumo col contante è molto più consapevole, perché se uno va in un negozio e deve tirare fuori 4.000 euro, ci pensa più che non se deve mettere la carta di gente, ovviamente, che può permettersi, che non la carta di credito e tac, tac, fa il numero 1, ABC, no, 1, 2, 3, 4, 5, tac, c'è. Cioè. Ma anche i livelli più bassi, voglio dire, uno... Il contante in qualche modo frena il consumo, che può sembrare negativo, ma dall'altro però evita il disastro nelle famiglie. Poi mi spiace che il mio amico che ha lavorato con me, abbiamo anche condotto delle trasmissioni televisive, Nicola Porro, che più o meno spesso sulla mia linea, scrive anche lui, Nicola, se mi ascolti non offenderti, delle cose insensate. Perché anche lui dice, si parlava del contante a 10.000, poi purtroppo... hanno accettato questo stupido compromesso ribasso a 5.000. Dice, ma chi va in giro con 10.000 in contanti? Ma io vado in giro con 10.000 contanti anche adesso. Cioè, il limite col contante non ha niente a che fare col contante che tu puoi avere in tasca. Io vado in banca, la banca non mi può dire niente, se un impiegato si permette di dire qualcosa, dico, lei mi segnali pure l'agenzia delle entrate, per me è differente, io ho 1.000.000, faccio per dire, io non ce l'ho, 1.000.000 in banca, voglio 1.000.000 in contanti, e loro sono obbligati a dartelo, senza storia, ovviamente bisogna avvisare prima perché non ce l'hanno. Quindi il limite al contante è nulla a che fare con il contante che uno può tenere in tasca, questo non è un dato di fatto. Poi, sto parlando un po' in ruota libera, sfruttando i luoghi comuni, questa sciocchezza che sento dire, uno dice, ma parliamo in settori artigiani, soprattutto dove si paga in nero, e quindi sai, se il contante è 5.000 è più facile pagare in nero, ma perché? Se uno paga in nero, come dire, non tiene il limite dei 1.000 euro, ovviamente, perché se paga in nero, puoi pagare in nero 100 euro o 10.000 euro, cosa c'entra il limite? È totalmente privo di senso. E infine un'ultima cosa che voglio dire a livello, sto parlando di ruota libera, ma mi tolgo qualche sassolino dalle scarpe,
perché io sono un fautore del ceto medio produttivo, quello che fa l'unico che in Italia ha fatto una rivoluzione, ma dicevo, un altro discorso, l'evasione. Ogni volta che si parla di evasione, i giornali mainstream che appoggiano solo la grande finanza puntano il dito contro il lavoro autonomo. Una ricerca fatta da Beppe Grillo quando faceva qualcosa di utile e confermata recentemente dall'Asso Contribuenti fa vedere come l'evasione da dentista, da piccolo imprenditore, da artigiano corrisponda a meno del 5% dell'evasione totale. L'evasione totale nessuno sa quant'è, perché essendo evasione per definizione non sa quant'è, però si stima in 200 miliardi l'anno. Bene, meno del 4% è fatto dal commerciante, dal droghiere, dall'avvocato, eccetera. Invece mass media, evasione, l'artigiano, che non c'entra niente. Un unico dato, la malavita organizzata evade per circa 80 miliardi, idem le grandi società internazionali. Però quando si parla di evasione non si parla delle cosche, non si parla della grande finanza, si parla del povero artigiano. Io non lo so, ma non nego che possa evadere qualcosa, ma quella è un'evasione da sopravvivenza. Non posso dire che sono favorevole perché contro la legge, ma non posso neanche dire che la criminalizzo. Ma quello perché il gioco è sempre quello di mettere il povero contro quello un po' meno povero, quindi il lavoratore dipendente contro l'artigiano e il piccolo commerciante. Il lavoratore dipendente normalmente è invidioso, io questo lo dico senza tema di smentita, ma non è invidioso del grande imprenditore. Assolutamente. No, è invidioso di quello che ha magari sotto casa. Anzi, il grande imprenditore lo ammira, cioè basta pensare che il mitico avvocato Agnelli, che aveva mille qualità, mille stili, eccetera, però non è mai stato criminalizzato. Ricordiamo, scusate, questa è una cosa storica, che dopo il 25 aprile ci fu una discreta caccia al medio borghese, ma nessuno toccò le grandi dinastie industriali, nessuno andò a Casagnelli con la bandiera rossa per appendere la piazzale Loreto. Meno male, per fortuna, che non si sono queste cose. No, ma la sinistra si è sempre accanita contro il medio, non contro il grande. Ma certo, assolutamente anche vero. Anche perché il grande è quello che qualcuno dice che il grande è quello che la finanza, poi io non lo so. Direi. Ora faccio una domandina. Oggi mi sono scatenato. Esatto, scateniamoci ancora. Faccio una domandina impertinente. Però diventa il dibattito interessante. No? Sì. Ma secondo voi, dietro ai fondi che in Italia comprano quasi tutte le aziende, chi c'è? Questa è una bella parola, è una bella domanda. Secondo me però una risposta non è unica. Non è univoca, no. Certo. Non è univoca perché è un argomento molto vasto, perché questi fondi bisogna vedere uno da dove vengono e due come sono composti. Teniamo conto che c'è un gran proliferare di fondi anche medio piccoli anglosassoni che ormai stanno investendo in qualunque cosa. Però facciamo un ragionamento alla base. Noi in Italia, se vogliamo immettere sul mercato titoli, abbiamo tutta una serie di limiti molto forti. Le aziende devono essere molto grandi, molto ben strutturate, oltre che solide. In Inghilterra, che è un po', diciamo, la cupola della finanza europea, i titoli li mette anche una equivalente alla nostra SRL. Quindi con capitali molto piccoli si possono immettere titoli. Questi titoli non necessariamente devono essere come quelli che li pensiamo noi, titoli legati a una produzione di servizi oppure di prodotti molto forti, ma alle volte sono titoli che sono aria su aria. Capiamoci, no? La finanza è fatta anche di scatole cinesi, no? Bisogna solo conoscerle, no? Come tutte le cose. Quindi è una facilità di mettere titoli che noi non abbiamo e quindi di recuperare soldi dagli investitori, anche piccolini, e di poter investire su quello che è il mondo delle piccole e medie imprese italiane, che piace tantissimo perché è solido e quindi è un investimento sicuro. E che molti paesi europei non vedono l'ora di mangiarsi, come si dice proprio. Che se li stanno mangiando. Io adesso devo, purtroppo, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Saluto tutti i telespettatori e ringrazio gli ospiti. Grazie a te. Grazie. In collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing a servizio della tua azienda.